Inizio ad essere fiero di questo castello e di voi, miei guerrieri. Perché e noi siamo fieri di te. Stiamo conquistando un'avventura che sembrava persa in partenza, ma per noi niente possiamo può essere perso. Fortissimi! Abbiamo i draghi, sono già grandi, il mio è enorme. Tra pochissimo lo potrò cavalcare e volare. Il vostro sta crescendo piano piano e oggi anche Strecato avrà il suo. Sì, ti prego. Bellissimo. Voglio covarlo io stesso, ti prego dammelo. Finalmente un altro figone del dragone. Mario, ma dove sei tu? Sto qua fuori, aspetta, arrivo, aspetta. Ma mi prendi in giro, scusa, stiamo iniziando il video e tu non ci sei, ma sei scemo? No, ma che era apparso un coso qua fuori e lo volevo uccidere, un attimo. Ma che mi prendi in giro? Ma, no, io non ci posso credere. Dov'è? Io non ci posso credere. Ma che io cosa? Lo sapevo che lo sapevo. Guarda no, che ti sto vedendo. Mario, cosa? Ti sto vedendo dalla finestra, cretino. Ma che, no, io non ci posso credere. Io non ci posso credere. Vieni immediatamente qui. Ma davanti a noi lo fa pure? Cosa ti ha dato? Cosa? Guarda, ecco. Lo cos'è? Vuoi? Cos'è? Lo vuoi? Cos'è? Ti lo chiedo. Cos'è? È un uovo, lo vuoi? Lo vuoi? No, non tu? Lo voglio. Perché ce l'hai? Perché te lo sei fatto non dare? So. Che cavolo fai? No, aspetta. Ha fatto tutto da solo. Io vieni dentro, chiudi la finestra. Ha fatto tutto da solo. T'ha portato lui da solo fuori dal castello. T'ha sfondato lui la finestra. No, aspetta, io stavo qua. E lui stava là fuori e mi aspettava e mi guardava. Sono uscito e mi ha dato sto coso. Sei un bugiardo. Tu sei talmente bugiardo che non ci credi neanche più tu alle cagate che dici. Sei bugiardo. Veramente, ti giuro. Se sei vuoi schifo. Te lo do, te lo lascio. Lo lascio qua dentro. Ma quello perché che vuoi. Poi non ci ha detto nulla se fosse sincero. Infatti perché non ce l'hai detto allora? Perché è non hai detto guarda adesso. Che l'intruso ho mi capito, sta dando un oggetto. È successo adesso. Ce lo dici adesso. Ma ti pare che tu devi, che devi accettare oggetti dall'intruso? Ma ti sembra che tu devi accettare oggetti dall'intruso? Ma sei scemo? Allora, dillo che sei scemo, io lo so. Ma me l'avrei detto appena rientrato. Dammelo. Guarda prendilo. Che schifo. Un uovo di drago nero t'ha dato. Ma non se lo merita. Ma ovvio che non te lo merita. Accetti i regali da lui tu. Ma sei ma scemo. Ma tenetelo voi, infatti. Tenetelo voi. Io guarda veramente. Io non lo so. Io cioè... sono senza parole. Mario. Guarda, ormai c'è fatico a fidarmi. Cioè, allora io ti stavo chiamando e tu che mi cosa mi hai detto? Oh no, arrivo adesso. Sono qua fuori. Ho c'è ucciso un mostro. Qua fuori, devo allora, uccidere questa cosa. Ti ho detto che mi devi dire la verità. Ma se tu mi nascondi le cose. Non è vero perché mi hai detto c'è un mostro, quello ti sembra un mostro, quello è l'intruso e tu stavi accettando un regalo da lui. Maledetto. Un uovo. Un uovo di tua madre, un uovo stavi ma accettando. Ma fare i regali davanti a noi. Mario, guarda, allora io ti sto perdonando per l'ennesima volta, ma che sia l'ultima, basta. È l'ultima, no, ma non succede niente. Cioè devi dire le cose che succedono, la verità sì. Però. Senti, se ci deve prendere in giro almeno fallo bene. Allora, allora, prima di tutto, abbiamo l'uovo rosso di Strecato. Allora, wow, fai qui il cerchio di Netherrack. La cosa di subito. Serve da mettere una Netherrack e darle fuoco. Perché giustamente questo uovo deve riuscire. Lo faccio 3x3 così sarà molto al caldo. Così devi dare ben fastidio a tutto il castello e magari anche dare fuoco agli alberi. Bravo, no, complimenti. No, dai, bella ti idea. Prego. Bella idea. Lo allora, deve mettere lui. Tieni, questo è il tuo uovo. Io sinceramente non credo che tu sia degno di un drago. Posso metterlo? Però così è andata, va bene. Metti il tuo uovo di drago. Adesso! Va bene. E da ora in avanti anche tu, quando si schiuderà quest'uovo focoso, sarai parte dei figoni dei no, dragoni. Sono contentissimo, davvero lo volevo da troppo tempo. Tu invece? No, perché ti fai dare no, l'uovo no. Dall'intruso. È giusto. Guarda, prendo pure sai cosa non è giusto? Avere un amico schifoso come te, parassita. Ma me l'avrei detto. Maledetto. Vabbè, quanto ne sappiamo, quell'uovo è pericoloso. Metti che ad esempio è un drago controllato dall'intruso. Attenzione però, perché abbiamo anche raggiunto degli obiettivi e dobbiamo celebrarli. Grazie a tutti anche nei commenti. Scriviamo hashtag vincitori, perché noi siamo vincitori. Abbiamo sgominato il castello dell'intruso e abbiamo eliminato il suo cuore di tenebra, quella specie di seme. Il suo cristallo fortissimo. Quello lui lo usava per avere il controllo pur dove non poteva arrivare, cioè qui dentro. Magari per dare messaggi a Mario. Quindi che cavolo ne sappiamo. Abbiamo trovato la soluzione. Con il cristallo che abbiamo guadagnato nello scorso episodio, che abbiamo nascosto da qualche parte. Sì, ci ho pensato io, non lo dirò mai a nessuno. L'intruso sarà ancora più impossibilitato a interagire con il nostro castello. Siamo astroprotetti e non c'è niente che lui possa fare. Funziona. Finché qualcuno non ci mette le mani. Funziona benissimo. Funziona alla perfezione, non c'è malfunzionamento che esiste. Ma ora abbiamo un'altra missione noi. Anzi, ne abbiamo ben due di missioni. La prima missione... quanti maiali che ci sono qua fuori, Ci penso io tranquillo. Vado io!
Sono forti questi, è tutto forte intorno a casa nostra, perché non si risparmiano neanche i mostri comuni qui. Ma la prima missione è andare nel nido dell'idra, dove abbiamo sgrafignato, sì, dove abbiamo sgrafignato noi un oggetto dell'intruso. Vi ricordate il trofeo dell'idra? Ma ti ricordi? L'abbiamo preso proprio dalle sue mani. È stato veramente eroico in quell'occasione, sì. Svelto, bravissimo. Grazie, grazie mille. Purtroppo non posso più utilizzare l'ender chest in giro, perché la mia reliquia della mano dell'ender si è scaricata. No! Aspetta, come si ricarica? Non me lo ricordo, però lo scoprirò. Ma non fa niente, non vi posso far vedere che ho il trofeo, ma sappiate soltanto che ce l'ho. Quindi andiamo da qui e andiamo nel Hydra Lair. Ci entriamo e, se non ricordo male, qui dovrebbe essere tutto a posto, perché abbiamo sconfitto il mostro, giusto? Beh, l'intruso sicuramente non ha più bisogno di tornare. Eccolo là. Ci sono perché delle piccole idre. Sono molto più piccole di quella grande del reame del tramonto. Ma però non è che la vuole tipo rigenerare? Non mi sembrano meno inquietanti, però. Allora, non vi preoccupate, è un buon segno che lui faccia così, perché vuol dire che effettivamente qui, come io pensavo, ci sono ancora dei tesori che non abbiamo scoperto e non abbiamo raccolto. Secondo me è ancora disperato perché non ha preso il trofeo e gli hai rubato tu. Quello gli dà fastidio, eh. Però io però sono un botto quelle cose. Ok, siete pronti? Gli andiamo addosso come dei diavoli, eh. E allora 3, e allora 2, e allora 1. Diavoli della Tasmania! Vai! Attenti alle spadate mie, perché io non perdono, Io non perdono, ragazzi. Siamo fortissimi. Mi butto su questi. A distanza, vai! Mi butto su questi, voi insistete sull'altra fascia. Uccidiamoli tutti. Vado io. Occhio che fanno male, io le mele d'oro, ma voi no. Tregua, mi raccomando. Bravi, bravi, bravissimi. Ce n'è ancora? Anna, attenta, non ti voglio colpire. Allontanatevi, allontanatevi se avete bisogno, io mangio la mela d'oro. Allontanatevi pure. Ti proteggo. Non ti preoccupare, usiamo gli scudi, tutti gli amuletti che abbiamo a disposizione. Vai, 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 vai. Guardate questo, schifose! Madonna, sono resi... guarda questa, com'è dura da morire! Guarda come sono accanite! Ok, ce n'è un'ultima, attenzione, allontanati, ci penso io! Ci penso io! Ci penso io! Vai, che sei bravissimo! Ci penso io, guarda la resistente, senza testa, ma... Continua a menare, Andata! Ma quanto sei eroico! Credo che siano tutte, anche voi siete eroici, siamo tutti eroici e siamo fortissimi! Abbiamo combattuto alla grande, oh! Guarda, tu devi stare un po' zittino, perché dopo quelle cose che hai fatto, io non lo so se fidarmi o meno di te. Vabbè, però ha dato una mano, dai, almeno quello. Allora, attenzione, perché qui ci sono delle cose strane. Ci sono dei trader nanici che danno in vendita delle gemme di fei. Non so che cosa siano. Cosa sono? Però secondo me non è un caso che siano proprio qui, capito? Le abbiamo mai trovate in giro? Mai, no. Viste, sono molto luminose, molto belle. Ma che cosa le scambiano? Le scambiano un po' per tutto, mi pare. Qualsiasi minerale. Ti danno delle gemme di fei, minori però, quindi ce ne saranno sicuramente di più potenti, ma in cambio di ferro, carbone, un po' di tutto quello. Quindi che tu puoi desiderare. Una cosa per sconfiggere l'intruso, oppure un aiuto per il prossimo dungeon. Ma secondo me è qualcosa che lui vuole raccogliere, queste gemme di fei. Ho questa impressione, perché ne vedo però tante. Però probabilmente i nani non lo vogliono aiutare. A lui non glielo vogliono dare, sicuramente. E quindi vuole farle prendere a noi. Allora, qui vedo che ci sono gli ingredienti, se vi ricordate, per creare altri sigilli, altri glifi. Infatti, prendili qua tutti, perché c'è gli tutto. Ingredienti ci servono. Ok, c'è anche un glifo bianco, ovviamente. Stre, raccogli tu, per favore. Ma okay? Guarda, ti prendo tutto, non ti preoccupare. Poi, fatemi vedere. Perché io quello che ricordavo di aver visto e che ci hanno scritto anche nei commenti, mi raccomando, continuate a farlo, quando vedete qualcosa scrivetelo, questa specie di... non lo so come chiamarlo, una specie cos'è? Di altare. È strano però, e noi non l'abbiamo considerato neanche per un attimo, siamo scappati via subito. Ricorda un pochino i pilastri di protezione, però questa volta sembra che è come se dessero potere, vedi queste fiamme. C'è qualcosa che ruota. Mi sembra un prototipo. Guardate forse. Al centro, vicino alla fiamma, qualcosa c'è una gira. Cosa che gira che insieme. Orbita. Allora mi servono dei blocchi, qualcuno ha dei blocchi che posso certo usare? Io. Ok, certo, eccoli qua. A posto, mi bastano questi. Allora, mettimi anche l'ender chest giù, così poi possiamo controllare effettivamente. Vai, di vai, avere. Te la metto subito qua. Allora, fammi vedere. E infatti, sì, ce li ho. Trofeo della naga e trofeo dell'idra. Ricordiamo che l'intruso sta usando questi trofei per creare una sorta di gabbia, da quello che abbiamo capito, nel suo castello, che è vicino al nostro, giusto, ragazzi? No, abbiamo visto. Esattamente, tutto. L'abbiamo anche visitato. Abbiamo visitato, abbiamo visto questa specie di gabbia molto strana, che potrebbe servirgli magari per catturare. Noi? Noi, certo, ma non potrebbe funzionerà essere. Perché trofei ce li abbiamo pure noi. Ce li giusto? Abbiamo noi. Allora, fammi vedere un po'. Ok, posso rompere sto cristallo. Dai, attento. Riesci a prendere quell'oggetto? Posso raccogliere
questa specie di sfera. Allora, di che si tratta? Credo di poterla raccogliere. Sì, l'ho presa. La peppina ha un nome altisonante, si chiama la conoscenza eterna, questo oggetto. E dice: oh, porca miseria! Quando la tocchi, proietta un ologramma di glifi nel nulla. Strana come cosa. Allora, proviamo. Crea dei glifi, probabilmente è il modo in cui l'intruso ha imparato come si creano i glifi. Porca miseria, ragazzi. È forse la prima guida proprio originale. È strana, eh. È strana. Dei glifi? Allora, dentro questa sfera c'è tutta una serie di glifi, ma di strano tipo. Cioè, ci sono glifi di tutti i tipi, con anche delle scritte strane, tipo criptate, che noi non possiamo interpretare perché non si riesce a capire. Corrono velocemente. Ma ancora. Lions, sono veramente ancora, così strani. Va studiato, perché magari ce n'è uno che l'intruso sta cercando di creare. Allora, al momento io vedo un glifo degli archi, un glifo delle cinture. Sta qui. Lion è qui. E diversi glifi di armi e altri oggetti, lo vedo. Forse non gli è piaciuto che noi avessimo raccolto questa sfera. Abbiamo preso sto giocattolo, forse. Vedo, però a quanto pare lui non può entrare qua dentro lo stesso, perché ho visto che prendeva danno quando cercava di avvicinarsi, eh. Fa male. Ma forse te vuoi anche quella cosa, eh? Potrebbe essere, ma se ci fai caso, questa cristallite qua sembra la stessa che protegge dai luoghi in il cui lui non può entrare. Nostro. Esatto. È vero. Sono i raggi questi. Quindi lui... non è una cosa che lui aveva, ma una cosa che lui voleva. Brava, lui lo voleva ed è per quello che era qui. E noi l'abbiamo presa prima di lui. Bene, un altro punto per noi. Per l'ennesima volta che abbiamo le cose sotto al naso. Lion, qui c'è un altro cancello qua sotto. Non so se ti interessa. Non abbiamo tempo di perdere altro tempo, dobbiamo andare avanti perché potrebbe precederci e raccogliere un altro trofeo prima. Adesso. Qual è il prossimo passo? Te lo ricordi? Il prossimo, certamente, è lo Yeti. Per vedere lo Yeti, però, serve proteggerci dal freddo. E per farlo, bisogna mangiare delle Hydra Chop. Ve ne do due a testa, ok? Ah, grazie mille. Queste sono proprio bistecche grazie fatte mille. Con l'Hydra. Mangiamone subito una, adesso, e dovrebbe proteggerci, anche se non lo notiamo. Speriamo funzioni. E andiamo nello Yeti Den, che è proprio il nido dello Yeti. Eccoci qua. Bello, anche questo protetto. Questo posto, è tutto elevato. Guarda un po' chi ci ha preceduto, però. L'intruso. Guarda, già sta qua. Sta di nuovo. Credere. Però guarda che non può entrare perché i raggi di cristallite lo proteggono. E lì sono attivi. Esatto, guarda che ci prova ancora. Guardalo, maiale. Anche qui ci sono i nani, però, che continuano a vendere. Ho capito. Quei cristalli che vendono i nani sono la roba con cui si fa questo materiale che protegge le cose. Allora. Ecco che cos'era quella roba. Quindi loro ci tornano utili. Sì, sicuramente, perché possiamo creare una gabbia e con la cristallite. Ne dobbiamo approfittare un sacco. Non so come si chiama, io ho chiamata cristallite, in realtà si chiama mialite, però sempre ite, cristallo, cristallite, va bene. Accumuliamola noi nel dubbio. La accumuliamo. Qui ci sono delle altre cose anche, però, e voglio vedere roba cosa che sono. Che non l'abbiamo mai visto, però. Che roba è? Ok, sono indistruttibili. Aspetta una cosa, però. Questa conoscenza eterna dei glifi, che ci permette di creare dei glifi di altro materiale e contiene anche delle scritte criptate, io direi, visto che non ho idea di come si usa, di farla usare a te. Ok? Ok, va devi bene. Imparare come si usa, è il tuo incarico. Sicuramente serve a qualcosa. Lo imparerò, tranquillo. Ok, poi qui c'è questa cosa strana al centro. Guarda come è, guarda. Non abbiamo mai visto una barriera fatta in questo modo. Allora, aspetta, è una cosa che pulsa, o sbaglio? Sì, pulsa e parte da una specie di piccolo altare, sembrerebbe. Che io posso c'è qualcosa dentro? Posso toccare. Posso toccare e lo faccio leggermente sfavillare, però non posso interagirci. Mi sembra complicatissimo, Lion. In che modo si disattiva? Almeno noi dobbiamo entrare. Ah, hai visto? Dall'altare cos'è uscito? È uscito un pesciolino morto. Ah. Guarda che strano che è questo. Ma come è velocissimo. Guardalo. Forse l'ho toccato male e quindi questa è una specie di difesa. Ti ha arrabbiato forse? Io vorrei prendere questo affare, però, È come se fossero dei guardiani. Posso provare a spaccare? No, no. È peggio. No, si sta proprio arrabbiando. Sì, sì, non devo cercare di raccogliere l'altare, perché se lo faccio sembrerebbe che l'altare si rivolta contro di me e mi cerca di uccidere. Quindi lasciamolo stare dove è. Lasciamolo come sta. Allora, vediamo dell'altro, però, perché c'è altro, effettivamente. C'è un altro messaggio scritto per terra e anche questo credo di poterlo interpretare se mi date un secondo. Prova un po'. Allora, la prima lettera è I. Sicuramente hai. Quindi io will. Potrebbe essere will. Io farò. Potrebbe essere qualcosa. Sono quattro lettere. Poi Questa è lunga questa potrebbe essere lunga, potrebbe essere. Questa è you.
You, quindi provabile perché sono tre lettere. Sì, you, devour, I will devour you. Ti divorerò. Oh, potrebbe essere davvero. Potrebbe essere benissimo. Ma chi pensi questa? Che sia riferito? A noi, sicuro a noi. Perché ti lui divorerà. Sa che noi apriamo prima le celle di lui. Quindi ci ha messo questa protezione per farci capire che lui ci divorerà. Ma è arrabbiato forte con noi allora. Ah, aspetta, e se fosse veramente quella la sua intenzione, divorarti per avere il tuo potere? Potrebbe essere, perché io vuol dire sia voi, ma anche te. E tu. Quindi potrebbe avercela con uno di noi. Però per farlo ti deve prima ingabbiare con la gabbia che abbiamo visto. Esatto. Potrebbe essere benissimo, avete ragione. Bella intuizione, ovviamente anche voi nei commenti, ragazzi. Sapete che questa serie va avanti grazie al vostro suggerimento. Quindi qualsiasi idea, anche se vi può sembrare magari sciocca, ma non è niente sciocco, quindi datecela subito. Allora, qui ci sono i quattro glifi che si congiungono. L'abbiamo sempre visto questo comunque, sì, però sì. Dobbiamo attivarli forse? Dobbiamo disattivarli per poter entrare. Da ogni radice magari. E infatti li intravedo. Guarda, si trovano sopra quelle sfere. Qui sì. Ce n'è una e all'intorno ci sono gli altri tre. Questa è altra cristallite, vedete? E infatti qui c'è un glifo, ma è un glifo molto strano. Ah, vedi, questa è una cosa strana, che Allora, si tratta del vuoto dell'intruso. Guardate che stranezza. Guardate Oh mio Dio! Ma che cavolo! Non ho idea di che sia. Quasi ipnotico. Credo che potrebbe essere che l'intruso aveva già rimosso quel glifo lì, ma non gli altri. E ma è sparito da solo No, ho paura, Lion. No, è normale. Lion non l'ha toccato nessuno. È normale perché il vuoto, in presenza del qualcosa, quindi della materia, è l'antimateria vero, si dissolve. Esatto. Quindi questa qui è sparita per quello. Ma è giusto. Credo però che quello di cui ci dobbiamo preoccupare è che l'intruso ha trovato un modo di dissolvere i glifi e rimpiazzarli col vuoto. L'ha fatto con tutti, spero di no. No, perché gli altri sono ancora qui, infatti. Vedi, l'ha fatto con uno. Vuol dire che gli ci vuole risorse. Stai attento che lui è qua intorno. Ok, questo è un altro, infatti, e l'ho preso io. Infatti, aspetta, guarda un attimo sopra. Come si vede che uno dei raggi è nero. Ah, vedi, è vero. Il tentacolo è tutto distrutto. È come se l'avesse corrotto. Lo ha consumato, l'ha fatto diventare vuoto. E lui è... Ma è come sveglio. Lo fermiamo? Se la prossima volta lo fa con tutti. Allora, non pisciarti addosso, non c'è da aver paura. Non c'è da aver paura. Se iniziamo ad aver paura di lui, è finita. Siamo più forti. Ragione, devo essere eroico. Siamo dobbiamo studiare quella guida prima di lui, perché così magari riusciamo a capire anche come si corrompono le rune. Guardate da quella parte che cosa c'è. Cos'è? Ve la ricordate quella? È la casa della regina dei ghiacci, quella. È vero, il ghiacciaio. Quell'enorme ghiacciaio da quella parte. Ma è enorme. Sì, per entrare ci serve da sconfiggere. Quindi voi. Significa che il castello della regina di ghiaccio è vicino. Ci serve da sconfiggere prima però il nostro amico Yeti gigante che c'è qua sotto. E poi potremo scalare, se non ricordo male, anche il ghiacciaio. Se riusciamo ad arrivare prima di lui, sempre. Perché se lui prende gli oggetti, i trofei prima di noi. No, ma non lo farà, noi siamo più scaltri. Siamo più veloci in teoria, mi sembra anche a me. Allora, scendiamo, dovrebbe essere aperto adesso. Perché abbiamo tolto tutto, infatti è aperto. Ok, dentro non vedo lo Yeti, ma sicuramente appena entreremo piccolini. Ma sarà anche lui, Quindi siete pronti ad affrontarlo? Siamo pronti, però ricordati che è pericolosissimo. Lui riesce a creare delle bufere di neve. Ok, allora mangiate bene. Io vi do anche un paio di mele d'oro a testa. Non lesinate, grazie usatele mille. Ok, due a testa ce le avete? In caso di pericolo ho le pozioni di cura, ditelo. Ok, siamo pronti? Pronti? Siamo pronti? Allora, vai. Tutti per uno per tutti. Entriamo, uccidiamo questi, attenzione. Eccolo. Ok, attento. Non mi state vicino perché io faccio male, Non ti preoccupare, ti guardiamo le spalle. Ok, perché io mi butto, ve lo dico. Attento! Mi butto. Ok. Basta, congelando tutto. Vai, addosso. Vai, addosso. Lanciati. Addosso, vai, mangiate la mela d'oro che fa danno, io metto anche lo scudo a tutti. E ti addosso di nuovo. Anch'io. Vai, addosso. Vai, che ce la fai. Però, attenzione. Anche qui non c'è stato un trofeo. Io non mi ricordo se lo Yeti dava un trofeo. Dovrebbe dare del pelo. Del pelo? Sì, esatto, miei. Del pelo di Yeti Alfa. Io non ho preso. Aspetta, Lion. Guardala. Guarda secondo le scale me è stato laggiù. Lui Ma non è possibile, non l'abbiamo nemmeno visto passare. Dice che è riuscito a prendere prima di noi. E lui è velocissimo a volte. Si teletrasporta, quindi effettivamente e sì sta... l'altra volta guarda, non Lion, ho capito visto. Ha fatto proprio come avevamo fatto noi l'altra volta con l'Idra. Ci ha aspettato e all'ultimo ce l'ha rubato. Esatto. Pezzo di maiale. La nostra stessa tecnica. Schifoso, disgraziato, infame che non è altro. Ci ha fregato. Ce lo dovevamo aspettare sinceramente. Però dopo il trofeo
l'hai fatto a lui? Non lo dava il trofeo, ma non mi ricordo. Serviva solamente del pelo di Yeti, perché così ti puoi fare l'armatura che ti protegge dal freddo della regina. Esatto, per entrare nel ghiacciaio che abbiamo visto. Ce l'ha in mano. Davvero? Lui. Fa vedere. Eccolo. È vero, sì, è quello, me lo ricordo, il pelo dello Yeti, maledetto. Ma che infame! Non possiamo attaccarlo direttamente, dobbiamo rubarglielo, dobbiamo riprendercelo con la furbizia, perché lui è immortale, per quanto magari ne sappiamo. Magari lo metterà nel suo castello. Va bene, faremo così, andremo nel suo castello a cercare il pelo dello Yeti, ed eventualmente il trofeo, tanto se esiste. Anche lui ha bisogno di tanto pelo per fare l'armatura, quindi a sto punto aspettiamo che le faccia e poi glielo rubiamo. Oppure... tu potresti fartelo dare promettendo qualcosa. Certo, è una buona idea. Sempre che tu sia ancora dalla nostra parte, visto come ti comporti. È ovvio. Va bene, allora per oggi ci fermiamo. Grazie della visione. Qualsiasi suggerimento giù nei commenti. E Lion out. Ciao.